Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gatsby Drums. Finalmente l'ho portata. Me l'avete chiesto tantissimo, praticamente dall'inizio di questo canale. Ho portato la Yamaha Stage Custom qui nel mio studio. Stage Custom Birch, quindi completamente in betulla. E grazie mille intanto a Yamaha per avermela mandata. Hai fatto un piacere a me, hai fatto un piacere a tutti gli iscritti, perché veramente forse è la batteria che più mi avete chiesto da quando ho iniziato questa avventura sul canale. Quindi oggi ve ne voglio parlare, ve la voglio far sentire. Sono un po' emozionato perché questa è una batteria molto famosa, perché è considerata una delle batterie medio-economiche migliori che ci siano. Quindi oggi voglio capire se è veramente così, perché io l'ho già suonicchiata questa batteria in giro, non oggi, ma non ho mai proprio messo la testa e detto ok, come funziona, cos'è, come suona, accordiamolo in un modo o nell'altro, eccetera. Quindi oggi voglio parlarvi di questa cosa qua e voglio parlarvi anche già da subito della finitura. La finitura è veramente bellissima. Questa è una delle nuove finiture Yamaha, la Deep Blue Sunburst. Ci sono varie finiture, trovate tutto nel link in descrizione, ma da poco ce ne sono tre nuove di finiture. Probabilmente in questo momento state vedendo qualcosa che sta passando all'interno del video. Quindi ci sono tre finiture nuove, ci sono tutte le altre finiture solite della Stage Custom, finiture che devo dire sono veramente molto 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 carine, e sapete quanto io tenga le finiture. Bando alle ciance, direi di partire subito col video, così vi suono qualcosa, mando la sigla, poi vi suono qualcosa, poi ve la faccio sentire, vi spiego un po' come funziona la questione fusti, la questione hardware di Yamaha, perché c'è un po' di roba da dire. Quindi sigla, suoniamo e andiamo. Eccoci qua alla batteria. Allora, dato che nel brano che avete sentito sono partito dai tom facendo questo, voglio partire dai fusti, proprio dai fusti, dai tom. Allora, qui abbiamo 10x7, 12x8 e 16x15, che è una via di mezzo tra quello che siamo abituati, cioè 16x14 o 16x16. Questo è 16x15. La cosa che mi ha scioccato di questi tom, a parte la finitura, che poi tra l'altro con le luci puntate contro è diventa un po' tra blu e verde in mezzo, mentre con le luci non puntate rimane un blu scuro, quindi è molto figo. Vabbè, a parte questa cosa, che poi se no parlo delle finiture e non ne usciamo più, perché poi su questa roba mi prendo bene, mi sono preso molto bene per quanto riguarda proprio la tipologia di suono che esce soprattutto da questi due tom, cioè super secchi, molto secchi, e cioè danno la loro nota e finiscono in fretta, sentite. Cioè la figata di questi è che rimangono molto dinamici come tom, non è che nel momento in cui suoniamo piano allora facciamo fatica, non si sente il suono, non è più bello come prima, eccetera. No, rimangono comunque super utilizzabili e molto versatili i tom, anche semplici da accordare, ma secchissimi. Questo è dato sicuramente anche dalla betulla, che è un legno molto secco che ha un suono bello caratteristico, ma che rimane veramente molto lì. Per quanto riguarda il timpano, da 16 non è secco come gli altri, e non l'ho neanche lasciato secco come gli altri. Nel brano l'ho lasciato un filino più slabbrato, anche perché a me il tom un po' più slabbrato piace. Adesso l'ho tirato un po' di più per intonarlo meglio con i tom.
E devo dire che ha una potenza e delle basse veramente totali. Quindi mi piacciono molto questi tom. Devo dire, molto da live, e per i live va benissimo questa batteria, ma io la porterei molto tranquillamente in studio di registrazione, perché il fatto di essere così tanto secca, cioè mantenere un suono bello ma secco, è praticamente perfetta per qualsiasi fonico, cioè una batteria come questa ai fonici piace tantissimo, perché appunto non avete tom che risuonano, problemi, eccetera, ma suono bello secco. Per quanto riguarda cassa e rullante, sono ovviamente sempre anche loro in betulla. Per quanto riguarda la cassa, ho deciso di lasciarla così com'è, quindi senza mettergli niente dentro e senza forarla. Il suono devo dire che mi piace. Il suono mi piace molto, sembra in realtà un suono da cassaforata, mi piace meno, ma in realtà questo gusto personale, la risposta del pedale con una cassa come questa, non, con la pelle davanti non forata. Questo non riguarda in realtà la batteria, ma riguarda in generale il mio modo di suonare e la mia abitudine. Quindi, se fosse per me, gli farei comunque un foro alla pelle davanti, gli metterei. Mi è arrivato un messaggio? Qualcosa dentro, ma veramente poco, perché ha bisogno di poca roba questa cassa dentro. Quindi, magari un asciugamanino piccolo dentro, e secondo me diventerebbe ancora più una bomba rispetto a quello che è. Cassa particolare, perché è cassa 22x17. Quindi di solito 18, questa è 17, come il timpano. Di solito 16x16, adesso 16x15. Cassa di solito 22x18, adesso 22x17. Quindi mi piace questa cosa che le profondità siano un pochettino diverse dal solito, gli dà quella caratteristica diversa dalle altre batterie. Rullante, che in realtà il rullante l'ho già portato sul canale, lo Stage Custom l'ho già portato sul canale, è un rullante che costa poco e funziona bene. Quindi è uno dei rullanti che, sinceramente, quando mi chiedono un rullante di fascia medio economica da suonare un po' tutto, solitamente propongo lo Stage Custom. Ve lo faccio sentire. Anche questo sul pezzo l'ho tirato un po' più giù di intonazione, qui l'ho tirato un po' più su. Penso che questo rullante mi piaccia così tanto perché la sua caratteristica è quella di avere le armoniche verso il basso, anche tirato tanto come questo. Le armoniche non fanno così verso l'alto, ma comunque rimangono abbastanza verso il basso come intonazione. Infatti, questo rullante qua l'ho già fatto sul canale, l'ho accordato anche super basso, senza Mungel, e si è comportato veramente da paura. Vi lascio il video qui sotto in descrizione, in cui tra gli altri rullanti c'era anche questo qua, Stage Custom, era quello che mi aveva impressionato di più. Quindi, rullante, appunto, per il prezzo, secondo me ottimo, è un 14 per 5,5. Mentre per il resto, anche se ve l'ho già detto, ve lo ricordo, 10x7, 12x8, 16x15 e la cassa molto particolare, 22x17. Abbiamo parlato di tutti i fusti della batteria, tom, rullante, cassa, eccetera. Voglio spendere alcune parole però sulla questione hardware,
di Yamaha, perché io sono un super affezionato dell'hardware Yamaha, lo uso da sempre, perché mi ricordo avevo comprato la mia prima batteria con i suoi pedali che dopo un mese e mezzo hanno fatto tac, e quindi sono andato a comprare un nuovo pedale sia per cassa sia per Charleston, e avevo provato un po' di pedali in realtà. Nel momento in cui ho provato Yamaha ho detto questo, anche se suonavo da poco, perché suonavo da veramente qualche mese, avevo proprio detto no, mi piace questo perché mi trovo bene. Di lì in avanti mi sono sempre trovato benissimo con Yamaha e mi piacciono veramente tanto. Il pedale cassa, questo qua che mi è stato mandato da Yamaha, ve lo faccio vedere, è un pedale di questo tipo qua, quindi monocatena, pedale super semplice in realtà, esistono anche con la pedana sotto, va a gusti in realtà, pedana o non pedana, io mi trovo bene con entrambi, forse tra i due la pedana la preferisco per una questione di stabilità, però è un pedale che si comporta molto 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 bene. Gli ho lasciato ancora questa pellicchina azzurra, di solito non c'è ovviamente il pedale, è tutto grigio. Stessa cosa per il Charleston. Se devo dare un aggettivo all'hardware Yamaha, gli darei affidabile, cioè perché è un hardware che funziona sempre molto bene e non ti lascia mai a piedi. Cioè ci sono delle aste che ho Yamaha che utilizzo ancora dall'inizio. Il pedale Yamaha che ho comprato lo utilizzo ancora dall'inizio. E dato che vi ho parlato della pellicola, adesso vi dico una cosa. Piccolo aneddoto, perché è una cavolata, ma quando ho comprato questi pedali Yamaha, ho visto la pellicola azzurra, ma io non avevo capito che fosse una pellicola. Quindi io pensavo che fossero veramente azzurri. E quindi ho suonato per veramente mesi, ma almeno forse un anno, con quella pellicola, dicendo beh dai, non è male questo pedale così azzurro, forse non mi fa più che altro, perché poi pian pianino, forse di suonarli, la pellicola ovviamente si consumava. E quindi dicevo boh, chissà come mai, a un certo punto mi è venuto il lampo di genio, sicuramente no, ma ho preso la pellicola, ho fatto così, ho detto ah, era questo il pedale. Quindi mi fa sempre ridere questa cosa e volevo raccontarvela, perché tutte le volte che vedo un pedale nuovo di Yamaha vi viene in mente quel momento e dico porca miseria, che stupido sono stato all'inizio, non sapevo veramente niente e quindi pensavo che i pedali fossero così. Ma a parte questo, veramente molto molto interessanti molto molto interessante l'hardware Yamaha, mi piace veramente tanto, lo consiglio. Ci sono sia i set, perché con la batteria non c'è l'hardware, ci sono sia i set di aste, quindi potete prendere come in questo caso pedale Charleston e due aste per i piatti, ovviamente anche asta regge rullante. Poi ci sono tutte le aste singole di qualsiasi tipo, giraffa, non giraffa, più lunghe, più corte, più alte, più basse, eccetera. Quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta. Comunque vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è tutto, tutto, tutto quanto. Quindi mi faccio ancora un giro su questa batteria e poi ci salutiamo. Quindi ragazzi, che dire, probabilmente è vera la questione che questa è una delle migliori batterie medio economiche, veramente pazzesca. Come vi ho detto, io la porterei tranquillamente in live, tranquillamente in studio, anche pur non essendo una batteria da 70.000 euro, la porterei tranquillamente in studio e sono sicuro farei un figurone come suoni della batteria. Quindi complimenti a Yamaha sicuramente per quello che è riuscita a tirare fuori da questi fusti in betulla.
Complimenti per questa finitura che mi è piaciuta veramente tantissimo e per le nuove finiture che sono uscite. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link che vi riporta al sito Yamaha, dove potete vedere tutto quanto, sia questione tecnica sia questione finiture e tutto. Non vi ho detto che oltre vi ho parlato di tutto, ma non vi ho detto che io sono seduto su un seggiolino Yamaha oggi che mi ha mandato, quindi ovviamente vi lascio il link anche al seggiolino che, come tutto l'hardware Yamaha, vi ho detto, è molto 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 resistente e affidabile. Affidabile, questa è la parola secondo me per l'hardware Yamaha, e devo dire a questo punto anche per quanto riguarda i fusti delle batterie. Affidabile, questa è la parola del video. Affidabile, scrivetemela anche voi qui sotto nei commenti. Affidabile. Allora basta ragazzi, con questo io posso finire qua il video. Grazie mille ancora a Yamaha per avermi mandato questa batteria. Spero presto di potervi portare altre batterie di Yamaha. Magari fatemi sapere qui sotto in descrizione qual è il modello di Yamaha acustica che vorreste vedere. E basta, vi raccomando, iscrivetevi al canale se vi va, così mi date una mano e date una mano a tutto il canale per portare contenuti sempre migliori. In descrizione trovate anche il mio sito gastrodrums.it. Se vi piace il mio modo di spiegare, lì ci sono tutti i miei corsi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!